abbiamo parlato di economicità e di struttura. Questo è il mio prontuario che mi sono comprato quando mi sono laureato, no? Perché avevo quello delle geometri, da una decina di anni prima, ho comprato una decina di anni prima, questo è l'87 quando mi sono laureato, luglio 87, no? Ogni 2-3 anni c'è una nuova versione, perché in fondo ci sono anche delle appendici normative, ma questo è il prontuario, quindi ogni anno ci sono delle appendici normative un po' differenti, che cambiano le norme, così via. Però diciamo una cosa essenziale è la prima parte che riguarda tutti gli schemi, le valutazioni che possiamo fare senza risolvere il problema con linee elastiche e quant'altro. Per intenderci, nell'esempio che abbiamo visto la volta scorsa, che io vi chiedo di risolvere e mettere nei vostri appunti, perché non portate l'esame, avevamo questo caso qui. E se volete mettiamo anche dei numeri. Questa trave qui è una Iper 400, le cui caratteristiche geometriche sono riportate qua dentro. L'acciaio è un S135 e in particolare il modulo di Young dell'acciaio, quindi di acciaio, vedremo prossimamente, è costante e va a 210.000 MPa. Allora, di questo, qui potrebbe essere un esercizio, un tipico esercizio di uno scritto, molto semplice. Questi sono i punti A, B, C. Quello che deve essere determinato è la freccia, il punto in mezzo, chiamiamo D, e la freccia, il punto C, l'estremità. Sono i due punti significativi da controllare per la struttura. E queste frecce qua, FD ed FC, devono essere calcolate, pensate, per tutte le possibili combinazioni che ci sono. Quindi bisogna fare sicuramente quello che abbiamo visto un po', no? Per intenderci, quando ci sono il carico con 1, la deformata è essenzialmente questa. Ieri quindi questa è la freccia mezzeria della trave che viene appoggiata e quell'altra è la freccia negativa. Questo è un moto rigido, quindi di questa rotazione qua è uguale a questa. Poi se c'è invece soltanto il carico tipo 2, situazione differente, e in questo caso qui la deformata è questa, quindi qui ci sarà un'altra freccia stavolta verso l'alto del punto di mezzeria della mia campata più la freccia positiva da questa parte. Poi chiaramente c'è da considerare la somma di queste due situazioni qua, e a questo punto qui io non so in assoluto i segni che avvengono, quindi suppongo in questo caso qui ho pensato che l'effetto del carico 1 distribuito sia più grande dell'effetto del carico P2 sulle barre, e comunque va determinato. Allora, per fare questo, per risolvere questo esercizio qui, che potete fare con la linea elastica, tra l'altro la linea elastica è uno strumento che è essenziale, importantissimo per noi, quindi forse me lo riguarderei,
I casi alimentari di cui abbiamo bisogno sono, prendo il mio prontuario, lo schema 1, considera questa situazione qua, la mensola, e mi dice che la freccia è pi per il cubo fratto 3 e iota. Poi si guarda lo schema 18, è questo, c'è sempre la L di iota che resta costante. Qui la freccia in mezzeria vale 5 384esimi per L alla quarta di iota. Poi un altro dato di cui abbiamo bisogno è la rotazione alfa, e alfa viene detto che vale pi sulla Q L cubo fratto 24 di iota. Infine, l'ultimo schema che mi serve è quello che mi serve per fare questo caso qui, quando ho un momento della mensola che mi fa incurvare la trave, trovo lo schema 37. Schema 37 è così. Questa è la coppia M. E in questo caso qui ottengo che ho questa è alfa, questa è beta, questa è la freccia di pizzeria, allora la alfa vale ml diviso 3 iota, beta vale ml diviso 6 iota e la freccia vale freccia massima, che non sta in mezzeria, quindi la F max non sta in mezzeria, sarà un po' spostata verso il lato dove c'è il momento, chiaramente, vale m l quadrato diviso 9 per radice di 3, va bene? E così via. Poi se cerco le caratteristiche geometriche dell'IP400, l'IP400 ha, ci sono tutte le caratteristiche geometriche, base, altezza, spessore e quant'altro, ma per esempio lo iota è 8x, quindi momento di inerzia attorno a questo asse qui, vale 23.130 centimetri alla volta. Ok? Allora, le difficoltà per voi sono queste. Difficoltà che dovete superare. Allora, le formule sono chiaramente più o meno complicate, però non c'è nulla di cosa di particolare. Bisogna mettere dei numeri, tenendo presente che qua ci sono metri, qua ci sono centimetri, così via, dove ci sono i megapascal. Quindi questo è un aspetto che va considerato. Quindi dovete omogeneizzarvi un sistema di riferimento, un sistema di unità di misure fisso, no? Poi l'altro aspetto è questo, ovvio, questo schema qui, una cosa stupida, però non è il momento che avrò qui,
e quando ho il carico P2 al momento girato così, no? Quindi gli schemi sono fissi in una certa maniera, dopo voi dovete adattarli alle condizioni che avete. La cosa secondo me migliore è questa, la cosa più importante è questa: usare tanta carta, fare tutti i passaggi, no? Ricopiare i disegni, controllare i versi, no? In modo tale che è un po' pedante questa cosa qui, ma va fatta. Anche perché la parte, diciamo, più antipatica del calcolo è questa. Si potrebbe calcolare con tutti i lavori virtuali, in elastico, quant'altro volete, queste quantità facilematiche, però sono già fornite dal manuale. Il mio consiglio è questo: fate tutti i passaggi, mettete dentro i numeri, fate tutti i passaggi, in modo tale che dopo, prima di tutto, vi serve per avere risultati intermedi, e poi io posso controllare se alla fine il numero che viene fuori è un numero sbagliato perché c'è stato un errore di calcolo stupido, oppure l'errore più grave è sbagliato l'unità di misura, la conversione di unità di misura, oppure c'è proprio un calcolo, un errore concettuale. Va bene? Quindi questa graduatoria di errori è importante, soprattutto per voi. Quindi se non mi mettete questa cosa qui, per me l'errore è concettuale, il più grave di tutti. Chiaro? E quindi, ma io ho sbagliato, ho scritto sul foglio, la calcolatrice non funzionava. Queste cose qui non sono scuse che non sono pertinenti in questo corso qua. Bene, come non sono pertinenti fuori? Tra l'altro, già che ci siamo, quando parliamo di responsabilità, se io sbaglio un calcolo per distrazione, magari al posto che 9 ho messo 19, no? Oppure sbaglio un calcolo concettuale, magari al posto che mettere questa formula qui ho messo, posto che è della cuba, al cubo, ho messo L alla quinta, oppure lo iota l'ho messo sopra, che è un errore concettuale, ecco, la differenza non c'è, no, l'errore c'è. Poi se volete, se uno sbaglia solo numericamente in un passaggio, forse si mangia le dita, no? Perché ha fatto tutto il giusto, l'ultimo passettino è stato sbagliato. Però errore è ed errore resta, senza nessuna scusante. Questo è un aspetto che dovete pensare, perché è finito da pochi mesi, quando vi laureate, no? E voi andate in giro con la corona di alloro, il significato è che a quel momento lì non ci sono più scuse, no? Quindi pensate a questa cosa qui, dovete avere pura attenzione in tutti i passaggi e l'ordine è essenziale. Voi potete fare uno scritto anche di 30 pagine in cui fate un calcolo per volta, però la cosa importante è che lo fate in maniera ordinata. Poi il prontuario, no, è nella sua, diciamo, semplicità, è uno strumento utilissimo, perché noi abbiamo tantissime informazioni da avere, tantissimi dati, tanti valori, non so quanto pesa il solaio, non so quanto pesa la trave e così via. Quindi tutti questi numeri qua è possibile avere in testa, no? Però è importante sapere dove recuperarli, no? Leggerli correttamente e quant'altro, perché è un asilio assoluto. Tra l'altro, quando farete lo scritto di tecnica, voi potete portare, non so se lo faremo a giugno del 2021 in presenza oppure a distanza, fatto sta che voi potrete usare tutti i libri che volete, tutti gli appunti che volete, no? Ovviamente la calcolatrice, non il calcolatore, no? Perché quest'anno facciamo tutto a mano, anche se dopo nelle magistrali vedrete tutti i tipi di software possibili, immaginarne, però il fatto che io vi lascio usare tutti i prontuari, i manuali, gli appunti e così via, è perché lo scritto di tecnica simula quello che succederà nella realtà, la mezza giornata in cui siete neolaureati, neoassunti, e il vostro capo ufficio dice: guarda, mi calcoli più o meno questo, quanto si riflette questa trave. Quindi voi avete accesso a tutti i dati, chiaramente, così via, come nella realtà, perché anch'io ho tanti libri
meno utilizzo, vuoi fare la stessa cosa, no? E quindi in questa maniera qui voi vi abituate, dovreste simulare, dovreste entrare nella mentalità di come si lavora nella realtà, in un ufficio, no? In un ufficio dopo non è che uno chiede la dimostrazione di qualche teorema, uno deve avere il manuale ingegnere, puntuale, per capire quali sono i dati, eccetera. Bene? Quindi questo è uno strumento con cui dovete intratenervi voi, sfogliarlo, controllare, guardare cosa c'è e così via. In modo tale che sappiate, ah sì, lì c'è quel dato che mi serve. Bene, ieri l'ultimo esempio di struttura che abbiamo visto è stato un telaio di tipo share type. Uno degli aspetti su cui io vi sottolineo l'importanza è questo. Il nostro mestiere di ingegneri civili, in particolare per me che sono strutturista, ma in generale per tutti i civili, perché quest'anno quello che vedete è un'introduzione all'ingegneria strutturale che va bene per tutti, quindi tecnici, idraulici e quant'altro. Uno degli aspetti più importanti è che il nostro mestiere, come il mestiere di tutti, anche del pizzaiolo, del cuoco, del falegname, ha degli oggetti che hanno dei nomi ben precisi. Per esempio, voi sapete cos'è per un cuoco la mezzaluna? Si vede che non siete cuochi. Per un falegname, la brugola, sapete che cos'è? Ogni mestiere ha i suoi termini, no? Ed è un aspetto essenziale, importante, che caratterizza la nostra professione, no? Io sono orgoglioso di essere ingegnere, di conoscere i termini della mia professione, le responsabilità e le cose che faccio. Telaio Share Type è fatto così. È essenzialmente basato il telaio, quindi questa è una struttura intelaiata di per sé. Se la struttura è intelaiata, quasi sempre si prevede che ci sia continuità flessionale tra le colonne e il traverso. Queste sono le colonne, questo è il traverso, o la trave. Poi, ieri abbiamo visto che in un caso particolare il traverso sia rigido. Quindi in genere lo segniamo in questa maniera qui, con una grafia come se fosse un travone, no? Tra l'altro, noi però, comunque, quando facciamo lo schema, quando facciamo i calcoli, abbiamo a che fare con la luce teorica, che è questa, cioè i due assi delle colonne, e poi l'altezza teorica del mio telaio. L'altezza teorica del mio telaio finisce sull'asse del traverso, no? Il fatto che l'abbia fatto grosso è solo per indicare, per ricordarvi che è una trave rigida, estremamente rigida. Tra l'altro anche in teoria dovrebbe essere infinitamente rigida la trave. Noi l'infinito come ingegneri non abbiamo nulla, no? Quello che si può dire è che in genere possiamo considerare un rapporto adimensionalizzato tra la rigidezza della trave e la rigidezza delle colonne. Allora, se voi guardate anche qui, per esempio, le rigidezze che ci sono in gioco, no? Vedete che essenzialmente compaiono L e I, poi i numeri. E poi chiaramente il momento, se più è grande, più si riflette con la bombetta a trave. Allora, in genere, quello che si fa è mettere il rapporto tra la rigidezza del traverso rispetto alla rigidezza delle colonne. Questo è un termine in cui ho quantità cinematica, quantità statica e questo coefficiente qua in genere la flessibilità. Se io invece avessi il momento da questa parte, l'altro da questa parte, avrei il termine della rigidezza. Questo per dire, la rigidezza del mio traverso può essere rappresentata con un termine che è l'inverso di questo L divisore J. Il 3 entra poco in gioco, quindi faccio E del traverso, J del traverso diviso luce del traverso. Sotto ho la rigidezza, diciamo un indice della rigidezza della colonna, che sarà simile E della colonna per gli occhi della colonna diviso
la luce della colonna, ovvero l'altezza della colonna. Questo rapporto qui poi magari si semplifica, perché se per esempio il telaio è tutto in acciaio o tutto in cemento armato, è chiaro che la E è innocua, no? E così via. Però in generale questa è la formula, no? Poi, chiaro, forse sarebbe anche il caso particolarissimo, se la maglia è quadrata, quindi LT uguale LC, si semplifica anche LT e LC, il rapporto è solo tra IOTA T e IOTA C, no? Fino a cui sono tutte le semplificazioni. Bene, noi possiamo ritenere che il traverso sia rigido rispetto alle colonne, no? In teoria questo rapporto qui dovrebbe essere infinito, perché la rigidezza del traverso dovrebbe essere infinita, questo è un numero finito. Ecco, il genere per noi l'infinito comincia con da 3. Quindi se il traverso è 3 volte più rigido della colonna, per noi c'è un traverso rigido. No? Quindi vedete anche come noi sminuziamo, no? Approssimiamo l'infinito a 3. No? Se volete, anche nel caso più semplice, poniamo che la luce della trave sia uguale all'altezza della colonna, questo vuol dire che per noi l'infinito è quando il momento di inerzia della trave è maggiore o uguale di 3 volte l'inerzia della colonna. No? Il 3 dopo non va preso come un numero magico, perché potete immaginare, ha fatto un sacco di semplificazioni e approssimazioni, poi qui addirittura dovrebbe essere infinito, quindi vuol dire che se K è più o meno anche 2, no, 3, è 1 sicuramente così, traverso rigido, senza stare lì a toccare il capello in 4, no? Perché anche le volte avvitarsi su certe ipotesi dopo non permette di risolvere il problema, ma noi dobbiamo arrivare a risolvere il problema. Quindi questa è l'idea di traverso rigido, no? Questo traverso rigido, supponiamo che qua ci siano gli incastri, dopo dà luogo a, in termini più generali, a questo che è un telaio sciarattato monopiano, però dà luogo anche a situazioni più articolate. Per esempio, supponiamo che avviene un telaio a 4 piani, questo qui è un telaio, supponiamo incastrato alla base, poi non fatemi insegnare tutti i triangolini, si ritiene che le colonne siano tutte incastrate alle trave. Se riteniamo che il traverso sia rigido, mettiamo questa grafia qui, quindi facciamo un po' più grosso la trave, no? E poi in genere possiamo pensare che questa sia la luce di queste travi qui, di questi traversi qua. Poi ci sono tutti i casi particolari, tutti i piani potrebbero avere altezze differenti, però in genere un edificio a parte il primo piano, il secondo e l'ultimo, tutte le altezze sono più o meno costanti, pensate ai condomini. Bene, questa struttura qui è un telaio sciartato, in questo caso qui a 4 piani, e per esempio è anche interessante vedere, no, come si deforma, no? Supponiamo ad esempio che ci sia una porta orizzontale applicata qui. In questo caso qui la deformata è, diciamo, qualcosa che conosciamo, è la deformazione che ha questo telaio qui quando abbiamo una porta orizzontale. Allora, quando abbiamo questa porta orizzontale, abbiamo solo una porta, ieri abbiamo discusso quando c'è solo una porta applicata in un punto, il punto si sposta nel verso della mia forza, questo spostamento qua orizzontale si indica in genere con la lettera delta e ha il nome di drift, no? In inglese, drift. Ed è uno spostamento orizzontale del telaio. E per intenderci invece, questo spostamento qua, tutto quello che abbiamo segnato qui, non sempre spostamenti, ma in verticale, e si chiamano frecce. Quindi vedete, cioè questo è lo spostamento, quello è lo spostamento, questo lo chiamo freccia, quello lo chiamo drift, no? Sono soltanto convenzioni. Bene, dopo abbiamo visto che come le colonne sono incastrate nel traverso, devono partire con tangente verticale, il traverso
non si abbassa, non si alza, e poi la deformata presenta a metà altezza uno spostamento che è delta mezzi, che è delta mezzi, e c'è il punto di antisimmetria che ieri abbiamo discusso con una certa accuratezza. Quindi questa è la deformata singola del telaio shear type a un piano. Allora, se io la porto qua, una cosa che abbiamo sempre visto assieme è questo: bisogna sempre avere dei concetti chiari, delle strategie semplici, degli archetipi semplici. Dopo iteriamo la soluzione. Qui, per esempio, se ho la forza diretta in questo punto qua, il telaio attraverso il primo piano si sposta in questa maniera e qua ci sarà la deformazione. Se non ho altre forze, i piani superiori seguono. Quindi complessivamente secondo, terzo, quarto piano si spostano così. No, non faccio tutti i segni, immagino solo che le colonne si spostino in questa maniera qua. Quindi questo è il drift nel mio piano. Se invece ho una situazione più distribuita, supponiamo che tutta questa forza qui io abbia anche l'acqua applicata su tutti gli altri piani, quindi diciamo così, io segno soltanto, aggiungo soltanto un'H qui, un'H qui, no? A questo punto via via tutti gli altri piani lavorano alla stessa maniera, in particolare prima è come se fosse stato incastrato qui alla base, il secondo piano è incastrato attraverso il primo piano. Quindi, rispetto al primo piano, il secondo traverso si sposta così. Itero ancora un'altra volta, stavolta il terzo piano, come se fosse incastrato sul secondo. E quindi traverso si sposta così, il quarto piano un'altra volta incastrato sul traverso del terzo piano, quindi si sposta in questa maniera. Quindi per intenderci, se sono tutti uguali, forza acqua è uguale, il primo piano si sposta di un spostamento di delta, il secondo piano di 2 delta, il terzo piano di 3 delta, il quarto di 4 delta, ovviamente. No? Questa è la deformata molto semplice, no? E come vedete sono sempre valutazioni qualitative che voi dovete fare in maniera immediata, perché il disegno è semplice. Il nome shear type nasce da questa considerazione qua. Vede come sempre noi cerchiamo di riconoscere in qualsiasi struttura qualcosa di elementare, no? Un comportamento meccanico elementare. Ma se io vado giù in fondo all'alla, non vedo le gambe, le colonne che sono sottili. Quello che vedo sono i traversi, i rigidi che sono ovviamente degli elementi molto grossi, no? E quindi da lontano non riesco a vedere il serpeggiamento delle colonne, riesco solo a vedere un spostamento tipo questo, che è uno spostamento complessivamente simile a quello che ho quando ho situazione di taglio in cui ho in genere, posso pensare di avere uno scorrimento come questo, e quindi complessivamente il mio edificio lo vedo come se fosse l'elementino di Cauchy, che è stavolta alto 4 piani. Quindi questa è una deformazione tipica di scorrimento del taglio, in inglese taglio shear. Questo è il telaio shear type. D'accordo? Ogni struttura
cultura ha i suoi pregi e i suoi difetti. Quindi, per esempio, quando l'anno prossimo farete costruzioni, progetto di costruzioni antisismiche, questa cultura qui la maledirete, perché ha dei difetti di zona sismica paurosi. Però, per contro, se è una situazione in cui non siete in una situazione sismica, una zona sismica particolarmente forte, invece ha i suoi vantaggi perché ha una certa semplicità. Quindi, come sempre, ogni tipo di struttura ha i suoi pregi e i suoi difetti. La Lamborghini è bellissima, però se devo andare su un fuoristrada, la Lamborghini è la cosa peggiore che potrei avere. Vedete, dovete anche abituarvi a dare dei giudizi che sono anche legati al contesto in cui inserite la struttura. Certe strutture sono bellissime, però non vanno bene se sono posizionate in certa maniera, non sono soggette a certe parti e viceversa. Un altro aspetto che dovete anche pensare di osservare, di apprendere, è questo qui. Ci sono delle situazioni in cui magari, lo vedremo anche assieme, in cui io vi segno il telaio sciartato così, oppure ve lo vuoto, no? Oppure lo guardo da dietro e così. Quindi, come se io dicessi, questo libro è così, questo cos'è il prontuario, se io lo metto così, che cos'è il prontuario? Allora, se io penso ad esempio a questo tipo di trave, è una trave molto comune, si trova per esempio in certe passerelle, no? Questa qui è una trave che si chiama Virendel, da Becker, l'ingegner Becker che l'ha costituita, ha introdotta per prima. Questa trave qui è in effetti una struttura intelaiata, perché ciascuno di questi nodi qui è incastrato. Per intenderci, poi, questi elementi orizzontali si chiamano correnti di questa trave, correnti perché corre lungo lo sviluppo della trave. Questo è l'asse della trave. Quindi questo è il corrente superiore, questo è il corrente inferiore. Poi, in mezzo, in verticale, a connettere il corrente superiore e il corrente inferiore ci sono i montanti. Montanti. No? Ecco, questo è un tipo di struttura reticolare che anche qui ha i suoi pregi e i suoi difetti e per esempio può essere confrontata con altri tipi di travature tipo queste. Per esempio, noi abbiamo già parlato ampiamente delle travi reticolari, per esempio una possibile soluzione alternativa, no, a quella lì, quella configurazione potrebbe essere questa. In questo caso qui, se la trave è reticolare, è chiaro che ci sono tutte cerniere. Teoricamente poi i carichi sono applicati sui nodi, abbiamo già discusso come noi siamo anche di bocca buona, quindi se anche se c'è un carico distribuito qua sappiamo come trattarlo, no? Poi un'altra possibilità potrebbe essere questa, dove anche qui ci sono tutti i nodi. Poi infine un'altra soluzione potrebbe essere questa, tutte queste sono soluzioni, queste aste qui non ci sono. Travature, no? Che sono tutte strutture reticolari.
differenza rispetto a questa struttura qui, vedete, sono tutte più o meno strutture che ci potrebbero andare bene. Supponiamo che io debba far passare, ad esempio, le persone creando una passerella, no? Sul corrente inferiore, quindi la persona passa qui, oppure potrei pensare di fare un camminamento qua, oppure la stessa maniera qui. Alla stessa maniera posso pensare di passare la persona qui. Sono tutte soluzioni, diciamo, che hanno la loro funzionalità, no? Per esempio, se parliamo di creare una passerella, potrebbe andare bene. Però ciascuna di queste soluzioni qui ha dei pregi e dei difetti, che sono, come detto, il DNA che ciascuno di noi ha. Allora, queste sono strutture reticolari, sono tutte biele, con le cerniere, fatto forse qualche perturbazione quando la persona è in mezzo alla biella, lì la biella diventa una trama. Però essenzialmente sono strutture che lavorano per un comportamento che è assiale. Ciascuna di queste aste potrà essere tesa o compressa. Quindi il comportamento è essenzialmente assiale. Questa struttura qui invece è una struttura che lavora con tutte, questo è un telaio, no, messo in orizzontale, tra l'altro queste qui sono tutte isostatiche, no? Mentre questa ha quante prestatiche ci sono qua dentro? State contando? Queste sono tutte maglie chiuse, no? Con tutte aste incastrate tra di loro. Allora, per contare le prestatiche faccio così. Beh, a terra suppongo che ci sia, la struttura sia vincolata isostaticamente. Quindi una delle due, qui ci sarà la cerniera e là c'è il carrello, esattamente come là. No? Poi, se voglio sapere subito quante prestatiche ci sono dentro, la cosa più semplice è fare dei tagli. Io taglio quest'asta, gli do tre prestatiche. La struttura sta ancora su, che è questa parte qui di tronco. Poi taglio questa, che sono altre tre, taglio questa e taglio questa. Ho fatto quattro tagli, ho liberato nel piano tre sollecitazioni, quindi in tutta la struttura quella di 12 volte prestatica. Però quello che mi interessa è che questa struttura qui, adesso ripristino che ho fatto, è una struttura che lavora per la flessione dell'aria, no? Come questo, ci saranno delle aste che si inflettono. In particolare questa trave qui è il doppio di questa struttura qua, messa in orizzontale, perché se supponiamo che qua ci sia un carico, qui, verso il basso, la deformazione è questa. Allora, il montante è questo, abbassa fino qua. Il montante prima e il montante dopo si abbassano anche loro, un po' di meno. I montanti che stanno sugli appoggi non si abbassano per forza di cose. Quindi la deformata di questa struttura qui è così. Principale è un comportamento complessivamente tagliante, ovvero con i
compressione degli elementi. Quindi è una struttura che lavora essenzialmente per pressione. Allora, per esempio, una cosa che noi sappiamo già giudicare è anche questo. Tra le due tipologie di strutture, quella reticolare oppure questa qui, per esempio una trave di Rendel, quale delle due in genere nasce tendenzialmente più rigida? Noi abbiamo visto qua, l'abbiamo fatto ieri, abbiamo considerato il generico concio, abbiamo visto che in genere la deformazione di allungamenti e di accorciamenti possono, le aste possono essere trascurate, mentre la parte pressionale no. Quindi normalmente questo tipo di struttura nasce tendenzialmente con una rigidezza intrinseca più grande di quelle lì. Infatti queste sono le soluzioni che ho trovato sui ponti ferroviari, che devono essere estremamente rigide. Questa soluzione qui, anche lei ha suoi, diciamo, un svantaggio che in generale è più flessibile, però anche lei ha suoi vantaggi, magari qui non riconosciamo, oppure in questo corso qui elementare non riusciamo ad apprezzare, però ha i suoi vantaggi, perché per esempio qui trovate mettere una finestra. Qui trovate sempre una sbarra diagonale. Qui invece le maglie sono libere, quindi potete rendere più agioso prendendo questa struttura qui. Quindi in generale, questo per dire, non c'è un bene in assoluto o un male in assoluto nell'ingegneria, in particolare l'ingegneria strutturale, dipende dalla struttura a cosa vi serve, no? Poi per esempio, se voi pensate a fare un ponte ferroviario in cui vi interessa che il ponte passi e non traballi, niente, prendo una di queste travi qui che mi va sicuramente bene. Queste travi qui hanno dei nomi famosi, questa in particolare è chiamata travatura alla francese, questa è una travatura all'inglese, questa è una travatura americana, no? Poi hanno anche altri nomi e così via. E aspetti che sono interessanti, per esempio, sono questi. Allora, in entrambi i casi, in tutti questi casi qui, ci sono corrente superiore e corrente inferiore. Poi, negli altri casi, ci sono degli elementi che sono verticali, che abbiamo già incontrato qua, che si chiamano montanti. E poi abbiamo invece delle aste inclinate, che si chiamano diagonali. Nella trave americana invece non ci sono montanti, ci sono solo diagonali, con inclinazioni alternate. In genere poi, per esempio, come sempre, se non ci sono indicazioni particolari, la struttura viene fatta simmetrica, no? E poi l'altra cosa che viene fatta normalmente, abbiamo già evidenziato quando parlavamo di controventi, ma se la trave è alta H, questa distanza qui è A, che è circa H, in modo tale che l'asse sia diagonale, sia inclinata più o meno 45 gradi. No, non è che si riesce sempre a fare tutte le aste 45 gradi, ma può essere che sia 40 gradi, 50 gradi, quindi via. In questo caso qui, questa maglia qui, se questa è H, questa maglia B è circa due volte H, no? Poi dipende, non è che sempre legato ad avere angoli 45 gradi, però diciamo questa è la situazione. Poi un esercizio che vi consiglio di fare, perché queste sono tutte strutture che vi capitano facilmente nei temi dell'esame, questo non vi capita perché dovrei far risolvere 12 prestati, come sapete non mi interessa farvi risolvere i prestati per niente. Però per esempio provate a risolvere queste strutture qui, imponendo per esempio, mettete anche maglie quadrate, questa è due volte H, fate questi tre casi qui e in particolare supponete, fate vedere cosa cambia se mettete un carico verticale in nodo in mezzeria. D'accordo? Ci saranno delle aste che saranno tese, in particolare queste,
lastre che sono compresse, aste di parete sono quelle che stanno tra il corrente superiore e inferiore e quindi sono diagonali montanti e sono diagonali. Provate a vedere i segni, no? delle diagonali. Risolvete questo perché è un altro esercizio che vi conviene fare da soli con tranquillità, mentre magari avete anche un'ora di buco, piuttosto che vedere assieme momento dell'esame. Bene, se andiamo avanti in questo ragionamento qui, stiamo parlando di deformabilità, come si comporta, come si deforma, come si sposta la struttura. Tra l'altro, quando io uso il termine deformata, noi probabilmente pensiamo alle deformazioni. Le deformazioni sono le epsilon, no? Gli esperimenti gamma. Mentre con deformata si intende come si sposta la struttura. Quindi sto parlando in generale di questa linea. Volevo anche chiudere questo quadro qui, con la distinzione tra strutture in cui essenzialmente il comportamento assiale, quindi sono tendenzialmente più rigide, no? E strutture invece che sono più flessibili, che invece lavorano per comportamento flessionale. Allora, in termini generali, la distinzione che noi facciamo è questa qui. È una distinzione che, come tutte le distinzioni che facciamo, va presa con un certo raziocinio, perché dopo ci sono anche sempre controesempi e situazioni al limite che dopo sono difficili da valutare. Allora, quello che noi parliamo, di cui parliamo in generale è questo. Abbiamo dei telai, con telai intendo un sistema comunque composto da aste, che possono essere colonne, traversi, travi, oppure anche bielle. Quindi con telaio, ovvero sistema intelaiato, io considero un insieme, stiamo nel piano per il momento, in cui ho aste di tutti i tipi, che possono essere bielle oppure travi, o colonne, quello che volete, messe assieme a formare l'organismo. No? E per telai, intendo in generale, il termine più corretto sarebbe più generale, sarebbe il sistema intelaiato. Quindi una struttura composta, no? Con aste di tutti i tipi connesse in vario modo. Bene, io distingo fondamentalmente due tipi di telai. Considero i telai a nodi fissi e a nodi mobili. Allora, la distinzione è essenzialmente questa. Se il telaio è nodi fissi, il meccanismo resistente globale, quello principale della struttura, avviene attraverso sforzi assiali. Mentre se il telaio è nodi mobili, è necessario che ci sia il comportamento flessionale. In termini generali, quindi noi ci aspettiamo che un telaio a nodi fissi sia più rigido, mentre qui ci aspettiamo che la struttura sia più deformabile, più flessibile. Però, come sempre, ci sono anche dei contro. In particolare, in genere, le strutture con nodi fissi sono meno, hanno una caratteristica che adesso non possiamo apprezzare, però che vedremo subito dopo, sono meno duttili e questi invece sono più duttili. La duttilità è una proprietà strutturale che non abbiamo ancora visto adesso, la vedremo probabilmente oggi, no, la settimana prossima, però intanto ci vediamo con questa differenza qui. Allora, per vedere questa differenza qui, dobbiamo distinguere quando il regime assiale è l'aspetto più importante, no? Oppure, oltre a questo, bisogna assolutamente, necessariamente, che ci sia anche il comportamento flessionale.
E per fare questo facciamo queste considerazioni qui. Anzi, se volete, possiamo pensare di considerare un esempio. Vogliamo capire. Questo telaio qua, no? Sotto l'incastro, poi qui per rendere un po' più variegata la cosa ho messo una cerniera, poi le assi sono tutte incastrate tra di loro. Allora, qui devo discriminare se il telaio è un edificio oppure no di mobili, ovvero se qui dentro il regime principale basta che sia quello assiale, oppure qui con asse funziona da tirante a puntoni, oppure se è necessario che ci sia la flessibilità. Per fare questa discriminazione, io quello che faccio è questo. Allora, questa è la mia struttura reale, è la struttura che sto esaminando. Poi qua mi metto una struttura di test, che è la struttura reale in cui cambio qualcosa. Chiaramente parlo della struttura reale, se no si prende un'altra struttura, non giudico nulla. Allora, la struttura di test è fatta così: ha gli stessi assi, quindi gli assi delle due travi, gli assi delle due colonne, e poi faccio questa cosa qui. Immagino che questa struttura qui di test sia ottenuta da questa, in cui tutti gli incastri sono degradati a cerniere. Quindi è come se andassi lì con il mio seghetto e segassi l'incastro per farlo diventare una cerniera. Allora, questa è un incastro integrato a cerniera. In questa fase qui non mi interessa il fatto che la struttura sia labile o non labile. Faccio solo questa cosa. Dall'altra parte invece il lavoro è già fatto, perché già la trave, la colonna era già incenerata la base. Poi, al posto che questo incrocio tra la colonna e la trave, metto una cerniera. Quindi degrado questo incastro tra la colonna e la trave con la cerniera. La stessa cosa faccio qui. Vado al piano di sopra e faccio la stessa cosa. Questa è la struttura che io ottengo. Allora qui, senza contare la libertà dentro questo e quell'altro, faccio questo test qua. Qui la struttura è capace di sopportare un carico comunque diretto, oppure per caso è labile. Questo caso qui la struttura è chiaramente labile, l'abbiamo già vista. Questa è una configurazione che presenta questo e la libertà qui. Facciamo provare il comodo. Poi, se penso che piano sopra inizialmente si trasmi e stanno deformato, poi in generale ho una forza libertà che è di 2. Quindi la struttura è due volte labile, ha due labilità. E quindi in questa maniera vedete che rispetto alla struttura reale, che cosa ho fatto? Ho eliminato la rigidezza flessionale. Questa è la struttura in cui non c'è rigidezza flessionale, ma rigidezza PDL. Quindi vuol dire che io, togliendo la rigidezza, la capacità di trasmettere momento tra le varie aste, ho reso la struttura labile. Quindi vuol dire che la parte di comportamento assiale non mi basta, la struttura è labile, quindi questa è una struttura non di mobili. Nodi mobili indica questa cosa qui. In generale la struttura presenta gli spostamenti nei nodi presenti all'orizzontale, in questo caso qui. Vi faccio questa osservazione qui, questa precisazione. Questo nodo qui con
bambino per dire che mi è trasmesso il momento, ovvero questo è il mio nodo, si sposterà, farà quello che vuole, resta però con un angolo 90 gradi. Quest'angolo qui resta 90 gradi. Questo nodo ha quindi un aggettivo che è nodo rigido. Questo è un nodo rigido. Quindi l'aggettivo rigido sta a significare che le aste che convergono sul nodo sono vincolate rigidamente tra di loro. Questo qui, per esempio, questa cerniera a terra, non è un nodo rigido. No? Quindi l'aggettivo rigido caratterizza il nodo. Questo è rigido, questo no. Il termine invece, nodi fissi o nodi mobili, sono delle caratteristiche non del singolo nodo, ma del telaio nel suo insieme. Vedete, questo è il telaio, nodi mobili, anche se alcuni nodi sono rigidi. Questo è un telaio in cui alcuni nodi sono rigidi, 5 sono rigidi e 1 no. Complessivamente questo è un telaio nodi mobili. Va bene? Quindi un conto è l'aggettivo rigido, sta al singolo nodo. No, se è un incastro è rigido, se è una cerniera o carrello non è rigido. Invece nodi mobili o nodi fissi è riferito al telaio. Sono proprietà del telaio nel suo insieme. Facciamo quest'altro caso qui. Supponiamo per esempio che la struttura che io considero sia questa. Questa è una struttura particolare, ha due cerniere alla base, poi ha queste aste qui diagonali che però sono incastrate. Allora, questo è un telaio di fissi o no di mobili? Ovvero, qua dentro è essenziale che ci sia comportamento tensionale, oppure la struttura al limite potrebbe trovare l'equilibrio anche soltanto con un regime assiale. Allora, prendiamo la struttura di test. Questa è la struttura reale. Qua prendiamo la struttura di test. Mantiene gli assi, gli elementi, quindi le due travi, le due colonne e poi questi elementi diagonali. Allora, qui andiamo di seghetto, facciamo diventare cerniere tutti gli incastri. Allora, qua sotto non abbiamo nulla da fare, ci sono già due cerniere. Poi, piano di sopra abbiamo questo nodo qui, che è un nodo rigido, in cui convergono la colonna di sotto, la colonna di sopra, la trave e il diagonale. Non mi interessa niente, piazzo una cerniera seghettando tutto. La stessa cosa qua in cima, metto una cerniera, stessa cosa qui, la stessa cosa qui. Ho degradato tutti gli incastri, se che arrivino soltanto due aste, che ne arrivino tre, che ne arrivino 50, e sia che effettivamente sono incastrati a terra. Tutti questi incastri facilità la cerniera. Allora, questa struttura qui è capace di sopportare un carico comunque diretto, ovvero ha delle abilità oppure no? No, questa non ha abilità, è una struttura così degradata che comunque riconosce, questo è un altro tre cerniere, questo a terra, sopra c'è quest'altro qui e poi c'è ancora questo. In particolare mi è risultata una struttura reticolare isostatica. Quindi questo è un telaio a nodi fissi. E infatti, se volete, se ci pensate, noi seghettando, abbattendo il casco a cerniera, abbiamo come se avessimo liberato
evidenziato lo scheletro portante principale, che in effetti è di una struttura articolata. Quindi vedete, in un certo senso è come se avessimo messo a nudo in questa struttura qui, che è la struttura intelaiata, lo schema portante complessivo più importante, che è una struttura reticolare. Va bene? Quella è la cosa importante, un meccanismo importante. Ecco, questa distinzione qui tra nodi fissi e nodi mobili è importante per tante osservazioni. Questo per esempio sarà essenziale quando parleremo di stabilità del telaio. E diciamo, possiamo già comprendere che tipicamente la nodi fissi, la struttura sia più rigida, perché qua dentro è vero che ci sono delle parti flessionali, però quello che governa il comportamento assiale, la struttura reticolare mimetizzata all'interno della struttura. Queste invece sono più flessibili, queste saranno un po' meno dutte, queste più dutte sono quelle che vediamo dopo, però anche uno degli aspetti che è interessante è anche questo. Nelle strutture nodi mobili, una volta individuate, in questa maniera qua, si capisce già anche quello che sarà il meccanismo deformativo, come sarà deformata, quella della tendenza naturale della struttura a deformarsi. Nel senso che questo telaio così fatto avrà la tendenza comunque a deformarsi o da verso destra o verso sinistra. Quindi dopo magari attraverso il rigido, quindi la deformata è differente, però tipicamente ci sarà la tendenza della struttura a spostarsi in questa maniera qui, da una parte o dall'altra. Quindi quando noi individuiamo una struttura nodi mobili, no? Nodi mobili, come questo, e guardiamo questa struttura di test, è chiaro che questa è una schematizzazione, in particolare non è la struttura reale, perché sennò sarebbe labile la struttura reale. Però diciamo, evidenziamo quella che è la tendenza naturale di spostarsi la struttura. Quindi ci serve per tracciare, diciamo con facilità, quella che è la deformata della nostra struttura. Proviamo a fare una semplice applicazione anche per tracciare ad esempio la deformata di un telaio. No, questa può essere tipicamente la domanda da esame orale. Per esempio, consideriamo questo caso qui. Allora, esempio, supponiamo di avere questo telaio qui, e per esempio ci viene chiesto di tracciare qualitativamente la deformata quando c'è un carico orizzontale, no? A e B sono più o meno uguali, quindi la dimensione quadrata. Guardate, praticamente questi due nodi qui sono rigidi. Allora i passi che noi possiamo fare sono questi. Ma prima di tutto possiamo vedere se siamo in un caso fortunato in cui il traverso è rigido. Quindi, traverso rigido, beh, se è sì, questo l'abbiamo già fatto più volte, lo facciamo adesso velocemente. Questo attraverso rigido, c'è la forza a questa parte qui, si posterà in questa maniera, attraverso, e le colonne che sono incastrate devono partire così, la deformata deve essere più semplice possibile, questa qui è la deformata, che abbiamo già visto più volte, se il traverso è rigido. Se invece traverso non è rigido, la cosa diventa più articolata, e per esempio una cosa che possiamo già osservare è questa. Questo telaio qui è nodi fissi o nodi mobili? Beh, se anche col traverso rigido si sposta i nodi, quel particolarmente un telaio a nodi mobili. In particolare, se volete, facciamo il test, questa è la mia struttura di telaio, vi disegno qua direttamente la struttura di test, questa è
caso se la struttura è labile oppure no. Questa è la struttura labile, infatti, questa è la labilità qui, che è il nostro angolo base. Allora, la struttura è tra i nodi mobili, tra l'altro, se si attraversa oppure no, il telaio è sempre nodi mobili, perché se ci fosse stato, se avessi fatto il test anche con la struttura nodi fissi, cioè con attraverso l'indo, avrei considerato questa struttura. La facciamo qui in piccolino, nota bene. L'incastro ce l'avrei qui sotto alla base del traverso, no? Quindi il traverso resterebbe infinitamente rigido. Cerniere però ce l'avrei in testa alle colonne. Quindi questa struttura qui è comunque stabile, no? Come in questo caso qui. Quindi il traverso rigido non ha la capacità di rendere fisso, il telaio non di fissi, il telaio non di mobili. Allora, siamo comunque nel caso in cui il traverso non è rigido. Quindi siamo in questa situazione qua. Questa situazione qua, questa struttura di testa con il mandamento, per esempio questa parte qua, ci dà già, diciamo, l'indizio di come si deformerà la struttura reale. Diciamo, è come se fosse una tendenza naturale del telaio, no, di mobili, a spostarsi così. Non si sposta così, perché qui ci sono sopra gli incastri. Però cerca di spostarsi da questa parte. Allora, per esempio, se io gli disegno in grande il mio telaio, dopo metto in evidenza le cerniere, in questo momento qua sono la mia unica certezza, poi immagino che ci sia un drift da questa parte nel mio telaio, nel mio traverso. Questo è il punto A, questo è il punto B. Poi le aste fanno traccia deformata. Ricordate ieri che abbiamo aperto tutte le ipotesi, no? Funzione deve essere continua C1, poi deve essere rispettosa dei vincoli esterni, dei vincoli interni, deve essere la più semplice possibile e poi deve rispettare eventuali simmetrie e antisimmetrie. Poi, tra i vari modelli che io ho, una delle cose che posso considerare attraverso rigido, che però qui non c'è, questo non lo posso usare, però continuo a considerare l'asta come inestensibile. L'asta inestensibile la riteniamo sempre che ci sia. L'asta inestensibile vuol dire che la lunghezza AB della mia trame rimane uguale quando la struttura si sposta in qualsiasi modo. Quindi se questo punto si sposta di qua, di delta, vuol dire che anche questo punto qua si sposta di delta. Poi un'altra cosa che abbiamo visto ieri è anche la trave, il traverso, che sia rigido oppure no, la trave, che sta in testa a due colonne di uguale altezza, come in questo caso qui, trasla soltanto. Quindi questo qui, questo punto qua, non si abbassa, non si alza, questo punto non si alza, non si abbassa. Ieri abbiamo anche discusso che questo modo di ragionare presenta delle incongruenze. Se abbiamo detto che l'asse è distensibile, all'inizio l'asse è lunga così, quando A si sposta nel primo l'asse diventa un po' più lunga. Questa è l'ipotesi delle cutenose rispetto al tappeto. Però questa è l'incongruenza che sappiamo che c'è, ma non ci dà più fastidio di tanto. Allora, tutti i punti si spostano della trave, si spostano in diretta e in orizzontale. In particolare, per esempio, se questo è il punto di mezzeria della mia trave A mezzi, questo è il punto C, anche il punto C trasla di delta e si sposta qua in C'. Va bene? Quindi questo è quello che sappiamo sulla trave in testa. Poi, se volete, io potrei tracciare anche la deformata delle colonne come arrivo qui quando ho fatto la struttura di test, quindi come se le colonne fossero delle
chiede in effetti. Poi un'altra cosa che posso fare è anche questa. Per esempio, se io pensassi qui le sezioni di Trinità, l'ho chiamata prima, ovvero la di prima, e tracciassi la perpendicolare all'asse di questa biella, ovvero di questa biella qui, potrei tracciare questo angolo qui, questo è il mio φ, questo è φ. Alla stessa maniera, questo è φ e questo qui deve essere φ. Quindi questa dovrebbe essere eventualmente la rotazione della sezione in testa alla colonna, se la colonna fosse una biella che ruota di φ restando rigida. In effetti non è così, perché questo schema che ho tracciato, questa retta e questa retta, valgono solo se la struttura fosse così, cosa che non è, perché di partenza la struttura è un incastro. Quindi non è vero che qua in sommità io posso avere questa rotazione, ovvero quest'altra rotazione. Siccome ho la continuità flessionale, questa rotazione qui, φ, sarà contrastata, perché devo inflettere bene o male la trave qua sopra. Qui la trave non si inflette perché è una biella. Quindi vuol dire che in realtà io non ho questa è la sezione che ruota restando perpendicolare, la biella che avrei introdotto così. In effetti non è vero che io ruoto in questa maniera l'angolo, perché sopra la mia trave impedisce questa rotazione. Quindi la mia trave parte con un angolo più piccolo e arriva con un angolo più piccolo, che non so quanto vale, ma è più piccolo rispetto alla perpendicolare che ho qui. Quindi se fosse un sistema labile, in testa avrei questa rotazione qui, però devo partire con, devo arrivare con un angolo più piccolo, perché devo inflettere la mia trave che si oppone a queste rotazioni qua. Quindi la mia trave parte con questo angolo, arriva con questo angolo qui. Quello che succede in questa gamba è uguale a questo. Quindi in particolare qui, lungo questo asse, che inizialmente è asse di simmetria della mia struttura, struttura è simmetrica ma non è simmetricamente caricata, perché il carico da questa parte, io qui ho, quando questo punto si sposta qui, un punto di antisimmetria. Quindi la mia trave si ritorna così, questa, e poi in maniera antisimmetrica dall'altra parte. Quindi questa è la deformata a S della trave. Come vedete, se la trave non è rigida, la trave rigida si sposta così, se la trave non è rigida si inflette in questa maniera. E poi, quindi, posso concludere con le inflessioni delle colonne. Queste colonne restano 90 gradi, la trave, questa è la deformata complessiva della mia struttura. Va bene? Anzi, ho sbagliato. Non è così. Io ho sbagliato. Mi sono reso conto che il disegno che ho fatto è sbagliato. Non lo cancello. Lo lascio qua. Se volete scrivo no. E adesso lo rifatto qua. Così vedo perché è sbagliato. Ci sentiamo assieme perché è sbagliato. Allora,
rifacciamo il discorso sulla trave, corretto, quindi questo è il mio schema, poi questo si sposta in delta e arriva qui, punto di mezzeria, si sposta di delta e arriva qui, l'altro estremo si sposta di delta e arriva qui. Poi quello che devo tracciare è questo qui, supponiamo che le due colonne siano delle bielle, questa si inclina così, questa si inclina così, quindi quest'angolo qui è come abbiamo visto prima, questo è φ, questo φ, questo è φ e fino a qua ci siamo. Poi abbiamo detto, io non posso partire questa perpendicolare qua, è la perpendicolare alla biella, se potesse ruotare rigidamente, esattamente come questa. Io però non posso ruotare così liberamente questa sezione qua, e questa sezione qua ruota liberamente se è incenerata sopra. Non è incenerata sopra perché c'è la continuità flessionale del nodo rigido. Quindi, se volete, quest'angolo qui sarà più piccolo, ad esempio questo, ovvero questo. E questo qui mi dà la pendenza di arrivo, di partenza e di arrivo della biella, e questo è il punto di antisimmetria. Quindi io parto con una pendenza più piccola, che è questa, e arrivo con una pendenza più piccola, che è questa. Se vedete, quindi, facciamo bene il disegno, questo è il mio angolo φ, uguale a questo. Questo angolo qui un po' più piccolo, non so quanto è, lo chiamiamo alfa. Questo angolo qui è φ, devo partire con un angolo più piccolo, che è questo, lo chiamo alfa. Allora parto di qua, con questa inclinazione, alfa, devo passare da questo punto qua e arrivo qua con questa inclinazione qua alfa. Quindi qui c'è la deformata antisimmetrica della mia trave. Va bene, questo eravamo, fino a questo punto qua eravamo arrivati. Poi quello in cui mi sono intortato è le colonne. Allora, la colonna parte con una sezione inclinata così di alfa, che è più piccola di φ, quindi parte in questa maniera. Alla stessa maniera parto da qui con una deformata che è questa. Quindi la curvatura della colonna sta a destra rispetto a questa inclinazione qua della biella. Va bene? Qui invece era sbagliato, perché avevo segnato la colonna incurvata a sinistra della biella. L'arma di mobile. Come mai me ne sono accorto? Stavo pensando agli apparacci miei, no? Quindi ero distratto, ma me ne sono accorto anche per un altro motivo. Quando io la forza H da questa parte, considerando, vedete, qui ci sono delle antisimmetrie che abbiamo già ragionato, su cui abbiamo già ragionato, la H come finirà il suolo? Se io tolgo le due cerniere, la H si distribuirà in forma democratica, metà da una parte, metà dall'altra. Proviamo a vedere se sul prontuario c'è questa soluzione. Quindi se la H è così, finisce metà qui, metà qui, il momento flettente nelle due colonne, dove mi tende le fibre, dove me le comprime, il momento flettente tenderà le fibre da questa parte a destra dell'asse della colonna e comprimerà queste. Quindi come sarà diretta la curvatura delle due colonne? Così, che è esattamente come ho fatto io un piccolino, vedete, curvatura diretta così. Qui invece era sbagliato, la curvatura l'avevo fatta da questa parte,
Io ho ripensato un attimo, sono uscito dai miei apparacci, ho ripensato com'è l'azione sotto, orizzontale, ho pensato alla curvatura e ho segnato la curvatura della parte sbagliata. Va bene? Quindi vedete come anche uno può commettere gli errori, no? Lascia la soluzione sbagliata, non fare per ragione, sì, effettivamente qua vedete, questa era la retta e ho segnato la curvatura dall'altra parte. È sbagliata, perché al momento qua è così. Lineare tende più da questa parte, quindi la curvatura deve essere questa. E quindi questo è la deformata. Poi vedete, anche qui è difficile per esempio tracciare curvatura, fare una curva regolare, eccetera, però gli aspetti essenziali della deformata devono essere ripresi. Vi faccio notare anche, siamo qua? Abbiamo visto? Siamo convinti? Vedete, nel ragionare su un problema strutturale, in particolare anche su un caso quasi stupido come questo telaio qua, dopo tutti gli elementi devono tornare, deve essere un quadro coerente con tutti gli aspetti. Per esempio, cancelliamo questa lavagna qui, proviamo a fare il controllo anche per il resto della struttura. Allora, questo è il mio schema. Qui c'è nodo rigido, questa è la H. Poi abbiamo detto che metà della H finisce da una parte o dall'altra. Poi se volete, per esempio, consideriamo pure il caso di maglia quadrata, tanto stiamo facendo un ragionamento che è qualitativo, se la maglia non è quadrata ci sarà un po' più di calcolo da fare, ma non tanto. Allora, se ho queste due reazioni orizzontali, posso anche pensare, per esempio, di mettermi in questo punto, qui io avrò una reazione, non so se diretta verso l'alto, verso il basso, però quella che ho qui è girata dall'altra parte, è uguale al contrario, ma girata dall'altra parte qua, perché in orizzontale non ho nulla. Poi se mi metto qui e calcolo un momento, in questa struttura qui, ho H per A, che mi dà un momento orario, meno questa reazione qua, ancora per A, che mi dà un momento antiorario. Quindi la reazione verticale, qui vale H, però qui verso l'alto, qui verso il basso. Quindi, per la mia struttura, le reazioni sono queste. Questo è il carico applicato H, qui ho un H verso l'alto, che contrasta la rotazione dell'acqua. Questo deve essere verso il basso, perché sennò l'equilibrio verticale non mi va bene. E poi in orizzontale invece l'H si distribuisce democraticamente a metà, in orizzontale le due colonne. Ci siamo? Poi, diagramma dei momenti. Allora, partiamo da qui. Da qui, man mano che mi sposto, ho questa H mezzi, che mi dà questo braccio, copre questo braccio, mi dà un momento. Quindi qui il momento cresce linearmente in questa maniera qui. Il valore massimo che ho è, quando sono qui, il momento va da H mezzi per A. Se parto dall'altra gamba, stessa cosa, quindi qua, il momento è così. Poi, per esempio, quando sono qui, questa è la sezione top più in alto della mia colonna, come giro l'angolo, siccome il momento in quel nodo deve essere equilibrato, se volete giriamo pure il nodo, questo è il nodo, questa è la sezione qua, questa è la sezione qui, da questa parte è un momento che tende le fibre a sinistra, a destra dell'asse, momento che vale H mezzi per A, quindi è ovvero momento dall'altra parte, quindi momento sarà così, il valore sarà lo stesso.
stesso, no? Allora, il momento è lo stesso, ed è stavolta, diciamo, con la convenzione delle travi, un momento negativo, quindi parte con questo valore qua, che è ancora a mezzo grado. Girato l'angolo, il momento resta uguale, il valore, e alle volte, per dire questo, graficamente, troverete sui manuali che si usa per portare un archetto di cerchio, perché una volta graficamente si prendeva il valore, dopo si girava con un passo e si riparte da questo valore qua. Facciamo la stessa cosa qui. Qui tiro fuori l'angolo, qui c'è anche la forza orizzontale che però non mi interessa, no? E quanto riguarda il momento flettente, qui il momento flettente è così, quindi qua il momento flettente adesso è girato dall'altra parte di uguale intensità, quindi sempre a cambiare, però stavolta come compasso l'archetto lo segno così, ho ribaltato il valore, il momento sta sotto qua e poi devo congiungere, arrivo così. Questo è un valore che ha H mezzi per A, cioè il valore H mezzi per A. Quando sono ad A mezzi, sono nel punto di zero. Il momento è intrecciato in questa maniera qui sul traverso. Va bene? Allora, questa colonna deve avere la curvatura così, questa colonna deve avere la curvatura così, qui in particolare la curvatura è zero, perché il momento è zero, però facciamo sempre la stessa parte, qui la trave deve avere questa prima parte con la curvatura così e questa seconda parte con la curvatura così. Vediamo se è coerente. Sì. Le fibre tese sono qua e dopo diventano qua. Nel punto di zero il momento è zero e in effetti c'è la transizione della curvatura, le fibre sono tese qua, dopo diventano compresse, quindi qui c'è zero, passaggio da zero, quindi questa è giusta e poi le curvature sono così. Va bene? Ci siamo, vedete come dobbiamo cercare, non abbiamo fatto nulla di spettacolare, ma siamo risultati, abbiamo fatto dei passaggi logici, conseguenziali, no? Abbiamo messo lì prima la cosa, poi abbiamo fatto il controllo sui momenti e abbiamo visto che le curvature sono corrette oppure no. Va bene? Facciamo un'ultima osservazione, dopo oggi con questo abbiamo, ci possiamo dire felici. Come vedete, tecnica delle costruzioni, come anche quasi tutta l'ingegneria, non richiede, non è basata su imparare a memoria le cose. Le cose che non imparo a memoria, le trovo qua. Quello su cui è basata l'ingegneria è il ragionamento, fare dei passaggi logici, vedere delle conseguenze, se sono rispettate sì oppure no, se non sono rispettate sbagliate da qualche parte. Allora, una delle osservazioni che possiamo fare è questa. Abbiamo detto che il traverso resta in orizzontale, quindi questi punti qui, A', B', C', restano a questa quota qua. Questa è un'affermazione che non è vera in assoluto, nella realtà, perché nella realtà succede questo, lo vediamo anche da qui. Tracciamo lo schema del nostro telaio. Quando io ho la forza qui, H, lasciamo perdere la trave, vediamo che nascono queste reazioni qui. In particolare, con l'idea delle aste inestensibili, abbiamo detto, abbiamo trascurato gli allungamenti e gli accorciamenti. Però, se io guardo come sono fatte le reazioni verticali delle due colonne, noto questo. Qui la colonna è tesa, perché apre verso il basso. Quindi qui la colonna è tesa, alla stessa maniera qui la colonna è compressa, che la H schiaccia la colonna. Il che vuol dire che non è vero che questo punto trasli a questa quota qui. Nella realtà
questa colonna qui, siccome è tesa, si allunga un po', quindi ci sarà anche uno spostamento verso l'alto. Questa colonna qui è compressa, quindi si accorcerà un po', in questa maniera. Il punto di mezzeria invece trasla, sempre di delta, però quello non si sposta, si alza. Però l'asse della trave si inclina in questa maniera qui. Si inclina di pochissimo, vuota questa quantità qui che è piccolissima, perché è data la differenza tra l'allungamento di questa colonna e la coccia di questa, diviso di questa lunghezza qua. Quindi a rigore, se noi, per esempio, se voi aveste il calcolatore, vedreste anche questi effetti che noi normalmente trascuriamo, vedreste che qui, questo punto qua, si alza di un pochino, invece si abbassa di un pochino, e l'asse del traverso, della trave, ruota in questa maniera. Va bene? Sono sempre discorsi analitici, cioè diciamo qualitativi, quindi non abbiamo determinato nessun spostamento effettivo, però questo per esempio sarebbe anche un modo, e sarà un modo per voi quando sarete alla magistrale, per controllare i risultati del calcolatore. Il calcolatore, avete un bellissimo monitor con tutta la rappresentazione grafica, molto meglio che lo facciamo alla lavagna. Per esempio, per controllare la soluzione, questo punto dovrebbe un po' alzarsi, questa è tesa, questo dovrebbe un po' abbassarsi ed è compressa. Non sappiamo di quanto, però così. Quindi per esempio qui dovrebbe farci un minimo di rotazione in questa maniera. Va bene? Vedete come anche io procedo in questa maniera, ma praticamente gli aspetti importanti, poi torno indietro a fare dei check, dei controlli mirati, e se voglio so che ci sono anche degli effetti, potrei dire di ordine superiore, che sono legati alle ipotesi che ho fatto. L'asse estensibile è un'ipotesi, ma non è vera, ha dei difetti che abbiamo già messo in evidenza, però controllo che eventualmente gli aspetti siano coerenti. Procuratevi il prontuario. Io uso ancora quello, ne ho diverse coppie, però sono affezionato a quello dell'87, ne ho credo 6-7 coppie esposte in tutti i posti dove abito, lavoro, vivo, eccetera. Quello dell'87 mi piace perché l'anno in cui mi sono laureato. No. Guardatelo perché fa parte del vostro mestiere. Vediamo la settimana prossima. Tutto bene a casa?
Sì.